Ehi, che c'è stai mojo mojo? Che è successo, cucciolone? Salve a tutti, benvenuti nel mio canale Sentieri del Gusto. Io sono Lucia, per chi non mi conosce, per chi si è appena iscritto nel mio canale, vi ringrazio tanto di seguirmi, davvero tanto. A proposito di questo, vi invito a mettere like, ad iscrivervi al canale ovviamente, che è di passaggio qui da me se vi piacciono i miei contenuti, se vi piacciono le mie ricette, ciò che insomma propongo nel mio canale e nei miei video ovviamente. Vi invito a condividerlo così mi fate conoscere, così mi date un'opportunità per crescere e di questo vi ringrazio tanto. Vi ringrazio tanto per le visualizzazioni, per le iscrizioni, veramente raga, grazie, mi state aiutando un sacco, veramente tanto. Ma trattiamo dell'argomento del video, story time, story time, story time, story time, oggi story time. Ma perché la canticchio? Va bene. Praticamente in un video mi è stata fatta una domanda bellissima, veramente una delle più belle che abbia mai ricevuto. Ma com'è che hai imparato a cucinare? È veramente una sinfonia, mi sembra un'armonia questa domanda, non mi sembra nemmeno una domanda così, non è scontata, non è, però è bello. Forse l'avrò raccontato in qualche live o in qualche video, non lo so, però comunque è bello proprio farci il video. Infatti ho detto, mi hai dato un'idea per fare un video, anche per farmi conoscere un po'. Allora, come ho imparato a cucinare? Io ho imparato a cucinare, ho cominciato a cucinare, non imparato, perché secondo me non si finisce mai di imparare. Io, nonostante ho 37 anni, ho fatto corsi di cucina, mi sono fatta imparare un po' di segreti da delle cuoche che hanno lavorato negli hotel, nei ristoranti. Ho conosciuto tanta gente di cui ho strapolato tecniche, ho strapolato segreti, ho strapolato insomma il loro modo di fare durante gli impasti o negli impiattamenti o anche la TV, grazie anche alla TV, grazie alla TV che ti impara, diciamo, l'ordine, la pulizia, la coerenza nei piatti, il fatto anche che il piatto deve descrivere qualcosa di tuo. Ecco perché dico no, non ho mai imparato a cucinare, perché ancora sto imparando a cucinare. Tutte le tecniche che vedete nel mio canale, tutti i piatti, tutto ciò che in pratica sviluppo in un video, lo metto in un piatto, non è solo prendere la sboba e metterlo nel piatto, no, è anche eleganza, la cucina è eleganza, è armonia di colori, la cucina è amore, la cucina è tutto quello che noi vogliamo, noi siamo e vogliamo che gli altri devono scoprire di noi. Cioè, ovviamente, no, chi è che vuole che praticamente di noi stessi si deve conoscere soltanto il lato negativo? È impossibile. Noi tutti siamo narcisisti un po' e quindi tutti vogliamo che si conosca soltanto le cose belle di noi. Io ho molti difetti, raga, vi dico che ne ho veramente molti e se ve ne parlo, anzi quasi quasi ci faccio un video perché penso che farei 100.000 visualizzazioni, veramente parecchio. Quindi dicevo che un piatto deve parlare di te e questo è quello che in pratica vede nei video. Poche persone hanno notato questo e vi ringrazio, ringrazio quelle persone che mi hanno scritto di questi commenti, che tutti i giorni mi scrivono: caspita Luci, questo piatto ti rappresenta e ti assomiglia proprio come sei fatta te. Oh, che bello, è veramente un bellissimo.
È veramente un bellissimo commento, nonché un traguardo per me, perché tutto il lavoro che ho fatto da quando ho cominciato fino adesso lo devo veramente alla mia determinazione, alla mia passione, al mio amore per il cibo, nonché devo pure ringraziare le persone a me vicine che mi hanno dato l'opportunità, come mio marito, mia madre, mio fratello, mi hanno dato l'opportunità di conoscere, di avere un'arte nelle mani. Bando alle ciance, quando ho cominciato a cucinare, ho cominciato ad imparare a cucinare a 9 anni, stanca della sbobba di mia mamma. Mia mamma, oh mio Dio, sì, l'ho detto in un video, faceva questa pasta stracotta, scotta, era veramente tutta oddio buono, era veramente qualcosa di orrendo. E dicevo: non mangi, non mangi mai, ma è normale, tu non sai cucinare. Io poi non è che glielo dicevo di persona, insomma, un po' mi intimidivo per il fatto che Adela mi volava il nasberla e mi faceva volare il cervello. Cioè, avevo pure paura di qualche trauma che mi potesse rovinare l'infanzia, quindi non gliel'ho mai detto. Così con le prime paghette che magari lo zio mi regalava la domenica, lei qualcosa, qualche spiccio, qualche 500 lire all'epoca le lire. Me le spulciavo se per caso l'aiutavo a fare la spesa, l'aiutavo a fare i servizi in casa, così io mi compravo dei giornali di cucina e ammiravo, ero. Mamma mia, vorrei imparare a cucinare così, vorrei. Cioè, già da allora le foto, se notate le mie foto, i miei video, diciamo, no? Un po' la mia routine, come sviluppo i miei video, cerco sempre di dare anche uno sguardo bello, no? Al visitatore, a quello che praticamente sta venendo per la prima volta da me, deve rimanere secondo me incantato da come sviluppo un piatto, perché a parte il cibo deve essere appetitoso, deve far venire fame, secondo me. Infatti, quando mi scrivete ho fame, mamma mia, ho fame, oh mamma mia, è veramente un complimento bellissimo per me. Quindi deve trasmettere questo, i colori, l'armonia, il posizionamento di qualche alimento, per me è importante. È da lì che ho cominciato ad osservare proprio tutto quello che in un piatto ci voglio mettere, ci voglio cucinare. Non voglio fare, insomma, i mappazzoni, come dice Barbieri, e lo chef Barbieri, i mappazzoni. Mamma mia, la prima volta che l'ho sentito ho detto: ma è possibile, bastante il vocabolario, questa parola, proprio un'espressione perfetta. Così a 9 anni ho cominciato, diciamo, a fare la cosa che tutti conoscete, che amo fare, la ciambella. Sì, le ciambelle sono state il mio cavallo di battaglia. La prima ciambella la feci tornata da scuola, avevo voglia di qualcosa di dolce. Io in pratica mia mamma se andavo a scuola andavo bene, mi viziava il pomeriggio, magari mi comprava quelle barrette, penso le Kinder, no? O delle briochine, qualcosa me le comprava proprio per accontentarmi, perché cioè qualcosa me la faceva trovare sempre, perché c'è, cioè, una bellissima mamma, per carità, nonostante tutto, una bellissima mamma. In quel giorno praticamente si scusò la mia mamma e disse: no, mi dispiace, non ce l'ho fatta con i soldi, magari quanto si paga papà e ti prendo proprio tutto il pacco intero. Ho detto: vabbè, non fa niente mamma. Vidi soltanto 2 uova in frigo, farina, zucchero, e c'era una stecca di cioccolato che avevo grattato. Praticamente c'era questo lievito, il lievito famoso Pane Angeli, è sempre stato Pane Angeli, infatti io sono molto affezionata al lievito Pane Angeli. E con queste 2 uova, senza grammatura, senza peso, senza niente, cominciai a fare questa ciambella. Siccome erano 2 uova, io l'avevo messo in una di quelle piccoline, in una di quelle le teglie piccoline, così,
ovvio, sembra male, però insomma, piccole così. Ed era venuta praticamente alta, praticamente aveva fatto come un cono così, aveva fatto. Mamma mia, e faceva impressione. Questa è la prima ciambella perché io non avevo quella con il buco e mi scocciava chiamare mio fratello, mia madre, perché non volevo manco far notare il fatto che stavo componendo un dolce. Che l'ho fatta, l'ho messa in forno, l'ho sfornata, l'ho lasciata riposare lì. Gli amichetti intanto mi hanno chiamato per andare a giocare con loro, me la dimenticai lì. E mio fratello l'assaggia. Ma che ha fatto questa ciambella? Ma che ha fatto? E mia mamma, veramente ho visto la Lucia che diciamo impastava, l'ho lasciata fare perché era un po' imbarazzata che si aspettava la cosina, però io la chiamavo la cosa, l'ho lasciata fare. Quando ho finito di giocare, che mi ha chiamato mio papà per rientrare, mi hanno chiesto, ho detto: "Ma Luci, ma è proprio buona questa torta? Come l'hai fatta? Veramente una ciambella, però non c'è il buco perché come l'hai fatta a fare? È così, ma veramente buona." Io, beh, non lo so, veramente avevo proprio bisogno di qualcosa di dolce, infatti la mamma me l'aspettavo. E quindi mi sono messa a impastare io qualcosa, ho trovato del cioccolato e l'ho grattato. No, ma veramente buona io. Ma davvero stai dicendo, mi stai prendendo in giro? Da lì tutte le domeniche io facevo sempre le ciambelle. Sono andata avanti così fino alla quinta elementare, per un anno, tutte le domeniche ciambelle, le impastavo, le starimpastavo, me ne inventavo. Me ne ricordo una che ho fatto una ciambella alle albicocche, non riesco a svilupparla qui sul canale perché veramente non, cioè forse perché sento il caldo così, quindi faccio poche ricette, ma veramente una delizia e non vedo l'ora veramente di farvela conoscere questa ciambella. Ma non solo, ho combinato anche un sacco di pasticci, mamma mia, tanti, tanti, tanti pasticci. Anzi, guarda, vi lascio, è meglio che ci faccio un video a parte perché sennò questo video non finisce più. Così, dalla prima riuscita, forse per non scoraggiarmi mio fratello, perché mio fratello è proprio chef, è proprio cuoco, ha lavorato in molti ristoranti, hotel, insomma, ha un'esperienza e anche grazie a lui che ho capito alcuni segreti. Lui praticamente veniva soltanto una volta all'anno, perché quando chiudeva in pratica il ristorante, ma quando chiudeva il ristorante veniva io, lo sfruttavo a morire. Mi sono fatta un sacco di quaderni con un sacco di appunti per poter capire tutti i segreti di un alimento, i segreti di quel piatto, magari quella patata, se va bene quell'altra patata, quanto è vecchia una patata, la patata nuova, la patata vecchia, la patata novella, insomma, gli ho fatto una testa così. Così, andando, cioè con la mia vita, veramente, la cucina è stata la mia salvezza pure mentale, pure psicologica, perché magari quando io non lavoravo, ero senza soldi, la cucina mi ha compensato, mi mettevo ai fornelli, anche se dovevo fare un semplice sugo di pomodoro, io il profumo dell'aroma del sugo del pomodoro mi faceva felice, non lo so, raga, era stupido, mi faceva felice. Pure fare il pane e pomodoro a mio fratello, pane e pomodoro era per mio fratello, era se non c'era per tutti i pranzi, anche se aveva mangiato la pasta, se non c'era non si sentiva sazio. E quando glielo facevo io mi sentivo gratificata davvero. E una volta quando mio fratello ha detto: "Ehi, impara a cucinare", rivolgendosi a mia mamma, oh mio Dio, lì ho capito che veramente se continuo, se anzi se continuavo, cioè potevo imparare ancora di più. Così ho cominciato a comprare attrezzi di cucina, io pure il Bimby,
talmente poi amante della tradizione che l'ho messa, l'ho conservato in un armadio, sta prendendo polvere un armadio, non lo esco mai perché sono molto amante degli impasti, voglio mettere proprio le mani dentro la farina, plasmarla con l'acqua, sciogliere il lievito, voglio proprio sentire fra le mani come si plasma un pane, ma ogni pagnottella, qualsiasi cosa, insomma. Oltre agli attrezzi ho fatto pure corsi di cucina, come sapete, quindi i corsi di cucina mi hanno proprio perfezionato, mi hanno, diciamo, corretto molti miei vizi, molti miei sbagli, molti miei atteggiamenti in cucina che in pratica io svolgevo e che non riuscivo proprio a correggere. Lì proprio i corsi di cucina mi correggono, infatti ancora tuttora li sto frequentando e sono veramente veramente felice di frequentare veramente delle ottime scuole, degli ottimi corsi dove praticamente mi lasciano veramente tanto, mi lasciano tanta ricchezza. Io spero che con questo video non solo vi ho tenuto compagnia, ma ho risposto a parecchie domande che in pratica voi mi avete fatto. Vi saluto veramente con calore, grazie veramente ancora per il vostro sostegno e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!